Siamo di fronte all'ennesima crisi di governo di questo paese, che questa volta vede come protagoniste due persone in particolare, Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che hanno deciso di bloccare e colpire l'agenda riformatrice del governo Draghi rispetto ad un momento storico nel quale mai come in questo momento stiamo vivendo una situazione inedita, economica, sociale, energetica e a livello internazionale con la guerra in Ucraina. Voglio dirlo con molta chiarezza, da oggi esistono due tipologie di forze politiche, ci sono quelle che hanno tifato per l'Italia e quelle che hanno tifato contro l'Italia, quelle che hanno scommesso contro l'Italia. Quando Conte e Salvini vi verranno a dire in campagna elettorale che vogliono affrontare il caro benzina, il caro energia, il caro bollette, ditegli che hanno buttato giù quel governo che stava per fare il decreto, ditegli che le soluzioni le stavamo portando avanti nel governo Draghi e hanno deciso di buttarlo giù per opportunismo elettorale e di sondaggi. E posso dirvi la verità, non è un caso che questo governo sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano in particolar modo l'occhiolino a Vladimir Putin. Ma questa agenda riformatrice di Mario Draghi non può cadere nella polvere, non può scomparire. Ci saranno tante persone di buona volontà che nella prossima campagna elettorale, ma soprattutto nei prossimi anni, continueranno a portarla avanti. E ciò che io penso e che pensiamo con molta forza è che ci sia bisogno di raccogliere quell'agenda riformatrice di Draghi e portarla avanti e raccontare ai cittadini quello che va fatto. E prima si va a votare meglio è. Ministro, lei come va alle elezioni? Sicuramente non vado con quelli che hanno fatto cadere questo governo, che hanno deciso di stare dalla parte degli estremismi e dei sovranismi, e mi auguro che si possa essere in tanti dalla parte dell'agenda anche riformatrice di Mario Draghi. Grazie a tutti.